Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Crici dice, non dobbiamo avere paura del mercato libero. Fatemi rivedere quella torta. Quella torta che racconta, fornito, è un dato fornito da Arera, che con il mercato libero il 95% degli utenti delle forniture elettriche pagano di più. Che invece solo il 5% paga di meno, in realtà spaventa. Allora facciamo così, intanto facciamo chiarezza con la nostra Amelia Cartia rispetto alle novità che nell'immediato ci aspettano per il gas, ma nel giro di un semestre riguarderanno anche l'energia elettrica, e poi torniamo a parlarne. Ricordo che la fine del mercato tutelato è stata stabilita nel 2017, governi Renzi Gentiloni. Nuovo, nuove bollette. Si è chiusa il 1 gennaio l'era del mercato tutelato. Il passaggio al mercato libero riguarderà, a partire dal 10 gennaio, 6 milioni e 100 mila utenze domestiche che hanno finora usufruito di tariffe a maggior tutela per il gas e, da luglio, 9 milioni e 500 mila utenti per l'energia elettrica. Un passaggio, questo, che la politica rinvia dal 2009, quando con il governo Prodi nacque un meccanismo di tutela che potesse rendere graduale la transizione chiesta dall'Europa. Noi diciamo no alla tassa Meloni sulle bollette. Cosa cambia? Nel mercato tutelato, l'ARERA, cioè l'ente statale per la regolazione dell'energia, stabiliva un prezzo. Da quest'anno, invece, tutti i consumatori dovranno scegliere tra le offerte proposte dai diversi gestori, che le faranno in un regime di concorrenza. L'uscita dal mercato tutelato prevede, comunque, una fase di transizione. Per il gas sarà possibile mantenere lo stesso gestore per un anno, con un'offerta placet, cioè un prezzo fissato dal venditore e rinnovato ogni 12 mesi. Per la luce, invece, si potrà mantenere lo stesso gestore entrando in un sistema di tutele graduali per i primi 3 anni. Chi invece deciderà di non scegliere autonomamente un gestore vedrà le proprie utenze messe all'asta e assegnate dall'ARERA al miglior offerente. Restano invece garantite le fasce vulnerabili, ovvero le persone in povertà, quelle con disabilità, i malati con apparecchiature mediche e gli over 75. E ancora gli abitanti delle isole minori e quelli di zone colpite da calamità naturali. Allora, Macri, quando apriamo i libri di macroeconomia apprendiamo che la concorrenza fa abbassare i prezzi.